Al via i lavori per la riapertura della strada provinciale 428 Olevano-Montecorvino. Sul posto il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio, l'assessore del comune di Olevano sul Tuciano Davide Zecca ed il consigliere regionale Andrea Volpe. Le amministrazioni interessate hanno annunciato che monitoreranno costantemente lo svolgimento dei lavori affinché si concludano nel più breve tempo possibile. Stamattina è una bellissima giornata per la comunità di Montecorvino, per Olevano, perché finalmente partono i lavori qui sul fiume Cornea, la frana che si è avuta qualche settimana fa, grazie all'impegno di tutti quanti, quindi dell'onorevole Volpi, ma anche dell'onorevole Picarone che abbiamo contattato tanto in questi giorni, hanno fatto tanto affinché questi lavori potessero iniziare quanto prima possibile. Oggi è il giorno importante per l'inizio di questi lavori, speriamo che possa finire presto e ridare dignità a questa strada che è una strada importantissima di collegamento con Montecorvino, Levano, Battipaglia e Eboli. Sono orgoglioso anche che proprio ieri sera ho saputo con un decreto del Ministero dell'Interno che Montecorvino Rovella è stato finanziato per tre progetti sul dissesto idrogeologico, quindi per Vallone San Pietro, per San Martino e per Fiume Cornea, per un totale di 2,5 milioni. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro quotidiano, certosino, ci impegniamo e veramente, però dobbiamo dire che grazie anche alla Regione Campania, al Governatore De Luca e a tutti i consiglieri della zona regionali che stiamo riuscendo ad ottenere dei risultati importantissimi.